Niente, aveva, non so, un errore. Allora, in questa lezione parleremo dei meccanismi di accelerazione non termici delle particelle, no? E cosa significa questo? Significa la cosa seguente. La gran parte della materia nell'universo è materia che si trova in equilibrio fra, per esempio, fra radiazione e gravità, oppure fra, diciamo, forza centrifuga e forza di gravità. In tutti questi casi la materia si trova in un equilibrio che uno può, diciamo, calcolarsi e che voi sapete, insomma, essere una distribuzione maxwelliana, quindi c'è a un certo punto c'è un taglio, no, in energia del tipo E alla meno esponenziale alla meno energia su KT, che è in qualche modo la firma della distribuzione termica delle particelle. Vuol dire che le particelle tendono ad avere più o meno tutta una stessa energia, che macroscopicamente viene in qualche modo identificata con la temperatura T, no? Noi sappiamo che la temperatura è una misura statistica, una misura collettiva dell'energia cinetica di un insieme di particelle. E non potrebbe esistere, cioè, nel senso tradizionale, nel caso di densità estremamente basse, no? In cui, diciamo, sulle pareti di un recipiente la pressione delle particelle fosse, come dire, discontinua, tanto le particelle fossero di bassa densità, no? Scarse. Quindi si deve parlare di distribuzione termica generalmente quando noi abbiamo una distribuzione così elevata, una densità così elevata di particelle, per cui diciamo, c'è una pressione continua delle particelle contro le pareti, diciamo così, del pistone, no? E questa temperatura è una conveniente misura così, statistica dell'energia cinetica di queste particelle. Voi sapete che nella teoria classica, no, dei gas, diciamo, a ogni grado di libertà del gas si associa essenzialmente un'energia dell'ordine di KT, no? Ecco. Quindi vuol dire che se noi abbiamo molte particelle, nel caso termico, queste particelle hanno tutte più o meno la stessa energia cinetica. Esiste però, diciamo, nell'universo in generale una piccolissima frazione di particelle che non godono di questa proprietà. Ovvero sia di particelle la cui distribuzione, la distribuzione di energia, in funzione dell'energia, segue, per esempio, una legge di potenza, no? Anziché una curva campana che in qualche modo mi definisce una temperatura media, no? Un'energia quindi media, abbiamo una temperatura che, diciamo, non è possibile definire in questo modo. Energie che si trovano a tutti i valori e, diciamo, tali che la popolazione delle particelle, appunto, sia distribuita secondo l'energia in maniera priva della segnatura di tipo termico, dell'esponenziale, no? Maxwelliano, di cui parlavamo prima. Per esempio, la distribuzione dei raggi cosmici di cui avrete sentito parlare segue questa, no? Cioè, sempre questa distribuzione, una legge di potenza che con un indice dell'energia dell'ordine di meno 2,7, cioè lo spettro dei raggi cosmici, dei protoni praticamente cosmici, è una legge di potenza del tipo proporzionale a energia alla meno 2,7. E questo è vero lungo. Attraverso una grande quantità, un intervallo larghissimo di energia, da circa, diciamo così, 10 GeV, diciamo così, no? Da 10 alla 10 elettron volt a 10 alla 20 elettron volt, no? Così, a spanne parlando, quindi una decina di ordini di grandezza, una decina di decadi di energia.
è un intervallo estremamente grande. Allora, diciamo, la domanda che uno si pone è come è possibile accelerare queste particelle? Come è possibile fornire energia a queste particelle in maniera tale da, diciamo, sia spiegare l'energia che queste particelle hanno, sia spiegare lo spettro che esse hanno? Allora, voi dovete pensare che in natura, diciamo, è molto difficile accelerare delle particelle utilizzando i campi elettromagnetici. Essenzialmente sappiamo che dobbiamo utilizzare un campo elettrico, perché un campo magnetico di suo non fa lavoro, no? Allora dobbiamo utilizzare una variazione del campo elettrico, del campo magnetico, no? Che produce un campo elettrico in funzione del tempo, che adesso sono leggi evidentemente di Maxwell, no? E durante questo campo, durante l'esistenza di questo campo elettrico pure variabile in funzione del tempo, noi abbiamo una accelerazione delle particelle. In funzione di quanto il campo magnetico varia e quanto velocemente, avremo un campo elettrico di data forza e di tale lunghezza temporale in cui esso è esistente, no? E quindi avremo un'accelerazione più o meno efficace di queste particelle, no? Questo qui è, diciamo, a spanne, tutto ciò che uno studente che abbia fatto l'esame di fisica 2, no? Può dire, no? A parole. In pratica, però, adesso noi cerchiamo di vedere in questa lezione come si arriva a dare delle risposte soddisfacenti a questa problematica. Allora, io, diciamo, vi dico subito che adesso io desidero darvi a voce, diciamo, un'indicazione di tipo, come dire, impressionistica di come le cose funzionano, no? Però poi, diciamo, le slide che vi mostro, no? Questa presentazione PowerPoint che vi mostro, che invece contiene l'aspetto più formale, lo do al professor De Angelis, il quale poi provvederà a metterlo in rete e così voi potete poi seguire passo passo, fare eventualmente gli esercizi, riprodurvi a mano, diciamo così, no? Questi passaggi. Ecco, questo tanto per darvi lo schema. Allora, la teoria di accelerazione dei cosiddetti raggi cosmici, che in realtà sono particelle, in gran parte protoni e nuclei di elio, no? Quindi, insomma, comunque la stragrande maggioranza sono protoni, quindi a scopo didattico insomma, pensiamo semplicemente a protoni, no? I motivi storici per cui si chiamano raggi cosmici ve li avrà già spiegato il professor De Angelis, il quale ha scritto un libro, no? Sulla storia della scoperta dei raggi cosmici, tra l'altro, no? Quindi sono motivi storici, ma non sono raggi. Ci sono anche dentro un po' di tutto anche una minima percentuale di raggi gamma, ma la gran parte, diciamo, all'ordine 0 e anche all'ordine 1 si tratta di protoni. Allora, la teoria fu insomma, per la prima volta abbozzata da Enrico Fermi, poco prima che morisse, quindi nei primi anni 50, e infatti si chiama la teoria di Fermi ed è tuttora il modello diciamo, che viene usato, viene invocato per spiegare l'accelerazione dei raggi cosmici. In realtà Fermi ebbe l'intuizione, come adesso vedremo un attimo, ebbe l'intuizione fondamentale di cosa accade, ma la spiegazione, come dire, più aggiornata e moderna del fenomeno fu fatta a partire dall'idea originale di Fermi negli anni 70, no? Ecco. E quindi Fermi produsse il cosiddetto meccanismo del secondo ordine, perché lo vedremo subito, perché del secondo ordine si chiama. Mentre quello che è il meccanismo più importante e più citato e più usato per capire la distribuzione dei raggi cosmici è il meccanismo del primo ordine, quello che fu appunto sviluppato successivamente a lui, no?
Allora, cominciamo, diciamo, dal meccanismo che fece originariamente Fermi, no, nel 1953, cioè facciamo vediamo come si può ottenere questa accelerazione. Allora, l'idea originale di Fermi fu, come vedete bene, no? Questa slide che ho, spero, in condivisione qui dello schermo. No, deve ancora condividerla. Adesso vediamo la sua faccia. Ah. Adesso? Adesso, aspetti un attimo. Sì, adesso si vede. La vedete? Benissimo. Sì. Scusate, non avevo intenzione di mostrarvi la mia faccia, speravo che No, no, no. già prima, da subito, la prima qua dell'impatichirmi di questo Google Hangout. Allora, qui vedete che questo disegnetto, che cosa rappresenta? Rappresenta un'irregolarità magnetica, no? Questa nuvoletta, rappresenta una nuvola di plasma. Voi sapete che il plasma, perfettamente ionizzato, è un perfetto conduttore e il campo magnetico, diciamo, cioè che se è conduttore non importa niente, cioè il campo magnetico rimane congelato dentro la nube di plasma. Quindi una nube di plasma è a tutti gli effetti, se è stata magnetizzata inizialmente, e a tutti gli effetti corrisponde a una irregolarità del campo magnetico. Quindi l'idea, appunto, come secondo l'intuizione si diceva prima, è di avere un'interazione di una particella con un campo magnetico in maniera tale che questa interazione col campo magnetico produca in qualche modo un campo elettrico che accelera la particella. Allora, adesso noi qui dobbiamo vedere come questo può accadere. Allora, seguiamo una particella in entrata, vedete, si denota con 1, una particella che nel laboratorio le quantità chiamate epi, eccetera, sono nel laboratorio, quelle chiamate E', P', eccetera, sono invece nel sistema della nubetta dell'irregolarità magnetica. Quindi nel sistema del laboratorio, che è quello della galassia, diciamo in questo caso, la particella dotata di energia E1 e momento P1, no? Entra nella nuvola. Qui fa il cammino casuale venendo deviata, no? Dall'irregolarità magnetica all'interno, dalle sub-irregolarità magnetiche, fa un cammino casuale, no? E poi a un certo punto esce, no? Qua sopra e con un'energia E2 e un momento P2, no? Allora, se noi definiamo anche la nuvola, l'irregolarità magnetica, definiamo avendo un'energia V nel sistema di riferimento del laboratorio, no? In maniera tale che rispetto a questa velocità V la particella avete fatto, immagino, relatività perlomeno ristretta in questo caso, no? E quindi sapete che come si trasforma l'energia nella trasformazione di Lorentz. Quando io vado dal sistema del laboratorio esprimendo l'energia in funzione del sistema, nel sistema della scusate, l'energia espressa nel sistema della nuvola viene espressa in questo modo in funzione delle quantità nel laboratorio e viceversa qua sotto. Allora, qui 1 si riferisce all'ingresso, 2 si riferiscono all'uscita. Beta e gamma hanno le consuete, diciamo, consueti significati. Beta è la velocità V della irregolarità magnetica in unità della velocità della luce. Quindi beta si riferisce non alla particella, ma alla irregolarità magnetica. Allora, quello che diciamo, l'idea di Fermi fu che, dato il fatto che la massa della nube, no, di plasma
è immensamente più grande della massa del protone, no? Alla fine, diciamo, quello che noi possiamo dire è che l'energia nel sistema di riferimento, della nube, lo scontro e l'interazione è stata di tipo elastico, per cui E2', cioè l'energia all'uscita nel sistema della nube, è uguale all'energia che la particella aveva all'ingresso, sempre vista nel sistema di riferimento della nube. Allora a questo punto, voi vedete, se io esprimo tutte queste, giocando come primo 1 e 2, e considero il fatto e impongo questa uguaglianza qua, io posso calcolarmi la quantità E2 meno E1, diviso E1, cioè il guadagno frazionare di energia. Espressione qui, no? In cui vedete che abbiamo beta e cos z1, cioè z1 e z'2, quindi abbiamo una mescolanza, diciamo così, di angoli, il sistema di riferimento del laboratorio e della nube, no? Quello prime. A questo punto noi non siamo però interessati a sapere qual è il guadagno o la perdita, cioè quindi la variazione di energia di una singola particella. Noi siamo interessati a sapere qual è la variazione di energia che in media una popolazione di particelle che va a interagire con questa nube si troverà ad avere. No? Quindi a noi interessa un effetto di popolazione, non un effetto di singola particella. Allora, per fare questo dobbiamo semplicemente ottenere i valori medi di cos θ1 e cos θ'2. Allora, cos z1, ripeto, è l'angolo di ingresso, no? Possiamo calcolarlo considerando che il tasso di collisione, no, di protoni, no, di particelle con la nube è proporzionale alla velocità relativa del protone, CR sta per cosmic ray, no, del raggio cosmico e della nube, che naturalmente sarà uguale alla velocità della particella meno la velocità della nube moltiplicata per il coseno, cioè insomma io devo considerare la differenza di velocità lungo l'asse della velocità questo è l'angolo V o V, diciamo qui, insomma è la stessa cosa, no? Quindi in questo caso abbiamo detto la velocità v piccola meno v grande coseno di zeta, cioè in questo caso stiamo andando considerando la velocità relativa lungo questo asse qui. Bene, allora ottengo questa semplice scrittura. Se io già per semplificare mi pongo nel caso di v piccolo molto elevato, no? Vedete che possiamo scrivere, dividere per c e ci troviamo una scrittura di questo tipo. Allora, a questo punto, per avere la media di cos θ' dobbiamo moltiplicare, fare l'integrale, no? su tutti gli angoli di cos θ' per questa probabilità lungo l'angolo solido S in teta di teta di φ. Naturalmente diviso, per avere il valore medio di cos θ1, per l'integrale della funzione peso, diciamo così, no? Che abbiamo usato. Se facciamo questa cosa qui, il conto è molto semplice, viene fuori meno beta terzi. Ecco. Quindi, il valore medio di cos θ1 mi porta ad avere meno beta terzi. Se io invece faccio il valore medio di θ'2, qui θ' è il valore di θ2, no, nel sistema di riferimento della nuvola. Ma siccome l'interazione con i campi magnetici qui dentro randomizza, cioè rende casuale, no? In maniera totalmente casuale, la direzione d'uscita della particella, è chiaro che il valore medio di cos θ'2 è uguale a zero. Quindi, allora, abbiamo, praticamente sostituendo qui dentro, abbiamo che cos θ'2 qui
e qui vanno a 0, quindi rimane soltanto il cos theta 1. Questo cos theta 1, abbiamo detto, ha valore di meno beta terzi, quindi mi trovo ad avere delta energia su energia uguale a 1 più beta al quadrato terzi, no? Diviso questa cosa, diviso 1 meno beta al quadrato meno 1. Se io faccio questa, cioè questa roba qua, che vuol dire, naturalmente, se io faccio stupida passaggio, ottengo 4 terzi beta quadro. Allora, cosa ci dice questo? Ci dice che, in media, la variazione di energia, no, tra l'uscita e l'ingresso della particella, nella perturbazione, nell'irregolarità magnetica, la variazione dell'energia divisa l'energia, quindi la variazione frazionaria, la variazione percentuale dell'energia delle particelle che interagiscono con l'irregolarità magnetica, è positiva. Ed è, quindi le particelle guadagnano proprio perché la massa in realtà della nube è così grande rispetto a quelle delle particelle, quindi riesce a cedere la nube tanta, diciamo, energia proprio perché insomma è un colosso rispetto alle particelle. Però voi vedete che abbiamo qui un termine beta quadro. Ricordo che beta è la velocità v grande, no? Qui della nube in unità di c. Quindi, diciamo, è innanzitutto al secondo ordine, quindi beta è per definizione minore di 1, quindi beta quadro sarà al quadrato, cioè quindi parecchio più piccolo di 1. In particolare, quando si viene a numeri, beta diciamo, corrisponde alla velocità, diciamo, qual è la velocità tipica di una nube di plasma nella nostra galassia, è di qualche decina di chilometri al secondo. Mettiamo 30, però capite che 30 diviso 300.000, no? Mi dà un numero molto piccolo, naturalmente, quindi siamo 10 alla meno 4, quindi beta al quadrato diventa un 10 alla meno 8. Quindi questo diciamo, è un metodo che ci dà, diciamo, il metodo originale di Fermi, diciamo così, si chiama, capite perché si chiama del secondo ordine, metodo di Fermi secondo ordine, no? Meccanismo di Fermi al secondo ordine, sì. Va nella direzione giusta, quindi l'idea è probabilmente giusta, però quantitativamente non ci siamo ancora. Tra l'altro diciamo, possiamo anche vedere che se andiamo anche a fare un conto di quale tipo di spettro noi ci aspettiamo, anche qui, diciamo, la predizione, che adesso proviamo un attimo, non è molto soddisfacente, no? Ecco, quindi diciamo già diciamo, vi invito a osservare quanto è intelligente questa idea di Fermi. Notate che è l'unico articolo di astrofisica che lui ha scritto, no? Però ha lasciato la zappata del leone su questa cosa, no? E quindi anche se in realtà ha, diciamo così, tra virgolette sbagliato, nel senso che non ha risolto il problema fino in fondo, però diciamo così, ha sbagliato in modo da, diciamo, da farci levare tanto di cappello, perché ha avuto l'intuizione fisica giusta, cioè l'interazione tra particelle e campi magnetici. Comunque vediamo anche il motivo per cui, dal punto di vista dello spettro, per cui il metodo, il meccanismo Fermi 2, diciamo così, non va bene, no? Allora, consideriamo, quando si parla di spettro si parla di tante particelle, no? Evidentemente, quindi più di una, no? Per avere uno spettro, una distribuzione dell'energia. Quindi noi dobbiamo innanzitutto considerare il numero, qua centri di scattering, cioè sono le nubi, insomma, no? Se abbiamo n nubi per unità di volume, una densità numerica di n irregolarità magnetiche per unità di volume, allora ciascuna con una sezione d'urto collisionale sigma, possiamo scrivere che il tasso di incontri, no, sarà n, naturalmente proporzionale alla densità, alla cross section e alla velocità relativa, no, delle particelle. Velocità relativa, probabilmente, in senso, cioè il modulo di questa velocità.
che possiamo naturalmente riscrivere dividendo e moltiplicando per V in questo modo, no? Allora, quando quindi V piccolo coseno di zeta per V grande, V piccolo, ripeto, è la velocità della particella, V grande è la velocità della nube. Quindi noi sappiamo già che se facciamo anticipiamo i tempi. Allora, noi vogliamo calcolare l'incremento per unità di tempo, l'incremento per unità di tempo del volume, dell'energia. Allora dobbiamo fare energia, la variazione dell'energia deve essere uguale al numero degli incontri, cioè al tasso, diciamo, di questi incontri qui, quindi al tasso degli incontri, moltiplicato l'incremento dell'energia di cui abbiamo parlato prima, no? Allora, questo qui è un valore che noi avevamo già trovato prima. Qui V, prodotto scalare V, diviso V quadro, no? Noi sappiamo che se facciamo la media, questo qui ci porta a zero, no? Ci porta a zero. Nel caso di una velocità isotropica, di distribuzione isotropica delle velocità, abbiamo questa relazione qui, per cui alla fine noi abbiamo che il valore medio dell'energia in funzione, cioè del guadagno, del tasso di energia, è uguale a 4 terzi n sigma v per v quadro c quadro, cioè il famoso beta quadro diviso e moltiplicato e. Allora voi capite che noi possiamo riscrivere una cosa di questo tipo, no? Perché qui abbiamo un'energia, quindi tutto questo diventa alfa, no? E allora noi potremmo dire che se scriviamo in questo modo, la soluzione dell'energia in funzione del tempo dovrebbe essere un esponenziale. Naturalmente tutto questo dal punto di vista dimensionale, voi capite che deve essere un tempo alla meno 1, perché qua abbiamo energia diviso tempo, energia, quindi tutto questo qua è un tempo. Allora, se anticipando, diciamo, cose di quelle che vedrete in seguito, se l'avete già visto tanto meglio, cioè l'equazione, diciamo così, di continuità delle particelle, no? In cui c'è la parte in funzione del tempo, la parte di perdita di energia e poi la sorgente e la fuga, diciamo, delle particelle dovute eventualmente a rimozione meccanica e così via. Se noi imponiamo lo stato stazionario, se noi imponiamo che non ci sia diffusione e non ci sia iniezione, voi vedete che posso risolvere l'equazione e alla fine ottengo che sì, una legge di potenza per le particelle, come vi dicevo all'inizio, noi raggi cosmici, noi che sappiamo avere una legge di potenza, però è una legge di potenza in cui l'indice è una mela avvelenata, perché dipende dal tempo. No? In qualche modo, no? Dipende da un tempo caratteristico di fuga, per esempio dalla forza del campo magnetico della nostra galassia, no? Se, o di una galassia, se il campo magnetico è più forte, diciamo, le particelle sono più confinate, perché il raggio di Larmor è più grande, no? Se viceversa è più piccolo, le particelle sono più libere di andarsene, quindi probabilmente se ne scappano prima. Quindi ora vorrebbe dire, considerando spettri da varie galassie, che dovremmo avere quello che si chiama un fine tuning, no? fra alfa e T-esc, no? In maniera tale da poter dappertutto osservare circa questi valori universali, no? Oppure sorgenti tutti della stessa età. Ma voi capite che quando si parla di fine tuning, no? Cioè di accordo fine, diciamo così, fra i parametri, o si parla di stessa età per tutte le sorgenti, viene un sospetto, come dire, di antropocentrismo, no? di sistema tolemaico, insomma, no? E quindi la cosa non va bene, no? E quindi, diciamo, la conclusione è che il sistema il meccanismo di accelerazione di Fermi 2, diciamo, ha di positivo che, diciamo, prevede questa natura stocastica dell'interazione casuale, quindi, no, dell'interazione tra le particelle cariche e i campi magnetici, no? Diciamo, prevede un guadagno medio di energia dovuto per le particelle dovuto a questa interazione.
D'altra parte, gli aspetti negativi sono l'accelerazione inefficiente, cioè il fatto che vada come beta 4, e lo spettro che, diciamo pure, è inaccurato, cioè è sbagliato, insomma, no? E quindi, diciamo, bisogna vedere cosa è possibile fare, diciamo, l'ideale sarebbe poter trovare un meccanismo al primo ordine, sperando che questo porti a uno spettro congruo, no? E questo è ciò che effettivamente, diciamo, diciamo, la gente ha fatto, vediamo se riesco, la gente ha fatto nel con il meccanismo al primo ordine. Ecco, vedete, no? La nuova trasparenza, spero. Ecco. Vedete questa nuova slide? No. Non la vedete? Allora, torniamo qui a fare, vediamo. Ah, sì, ogni volta bisogna fare, non è che automaticamente. Okay. Ecco, adesso la vedete, benissimo. Sì. Allora, quello che cambia fra il meccanismo il meccanismo del Fermi 1, il meccanismo del Fermi 2 e il meccanismo del Fermi 1 è essenzialmente la geometria. La geometria, nel caso che avevamo prima, diciamo, l'irregolarità magnetica era una nube, quindi, insomma, un oggetto tridimensionale, ma possiamo dire, insomma, in ultima analisi un oggetto sferico, insomma, no? Quello che adesso invece noi ci apprestiamo a vedere è che se noi cambiamo la geometria, in particolare utilizziamo una geometria, diciamo, piano parallela, evidentemente sulla scala che importa, no? Non piano parallela in assoluto, piano parallela sulle scale di lunghezza caratteristiche di questo problema, no? Otterremo dei risultati significativamente diversi e più favorevoli, no? Utilizzando lo stesso meccanismo. Allora, qui abbiamo un fronte d'urto, no? Questa riga, diciamo, nera è un fronte d'urto. Allora, la terminologia è che, diciamo, questo fronte d'urto si muove verso la nostra sinistra a una velocità meno U1, no? Nel sistema del laboratorio. E naturalmente il fronte d'urto viene spinto, no? Da un pistone, no? Da un pistone che si muove nel sistema di riferimento del laboratorio, si muove con velocità V grande, questa qui, che è data da meno U1 più U2, dove più U2 deriva dal fatto che tipicamente la velocità del pistone e la velocità del fronte d'urto si sa, diciamo, dalla termodinamica, dall'idrodinamica, si sa che sono diverse, no? Quindi quindi nel sistema di riferimento dello shock, se io mi siedo a cavallo di questo fronte d'urto, no? Ho il fluido di materia che mi entra dalla sinistra verso destra a velocità U1, no? E prosegue oltre il fronte, dove vedete scritto downstream, quindi a valle, diciamo, no? Va da monte upstream a valle downstream, con velocità che comincia a essere U1, no? Attraversa il fronte d'urto e poi diventa quindi U2. Effettivamente lo shock, adesso noi non entriamo nel dettaglio della fisica dello shock, che è interessantissimo, ma è una vera, lo possiamo idealizzare come una discontinuità su una scala estremamente piccola, come esattamente succede nel bang sonico, no? Quando l'aereo supersonico, che agisce da pistone, no? Che forma un fronte d'urto nell'aria, no? Questo è ci dà il famoso bang sonico, no? E lì la lunghezza, la separazione fra, cioè lo spessore caratteristico dello shock è effettivamente di pochissimi centimetri, no?
quindi è una vera discontinuità. Allora, quello che diciamo noi, da cui noi riprendiamo la questione qui è l'equazione che ci davano, che avevamo già visto nella presentazione precedente, la variazione frazionaria dell'energia della particella. L'equazione è la stessa di prima. Allora, questa stessa equazione, riassumo, deve potersi applicare all'irregolarità magnetica, cioè la nube, e questo l'abbiamo visto, ci porta al Fermi 2, e deve, quello che faremo adesso, deve applicarsi contemporaneamente all'onda piana parallela, diciamo così, al fronte dovuto piano parallelo dello shock. E qui, in questo caso, beta è dato da V su C sempre, ma in cui V grande, prima era la velocità della nube, ora invece è la velocità, dello shock, diciamo, no? Che è anche la velocità del gas scioccato, diciamo, rispetto alla velocità del gas non scioccato, diciamo, no? Come abbiamo visto dal cartone, dal disegno precedente. Allora, come ho annotato qui, la differenza chiave, no? Tra il caso 1 e 2, cioè tra l'irregolarità magnetica, tra il caso dell'irregolarità magnetica che porta al Fermi 2 e il caso del fronte dovuto piano che porterà al Fermi 1, viene dalle medie angolari relative a questa quantità delta E su E. Adesso, se noi andiamo a, dunque, questo dp naturalmente in questo caso è l'angolo solido, no? Cioè d omega è l'angolo solido, quindi abbiamo il solito sin zeta di zeta di phi, no? E la probabilità naturalmente invece è la probabilità di urto della particella, la probabilità di arrivo della particella sulla nube, no? Allora, per avere delta zeta 2, cioè la probabilità che la particella, mi correggo, arrivi dall'interno della nube, no? Arrivi dalla destra, cioè quindi dalla zona downstream a valle dello shock, diciamo, arrivi sullo shock, diciamo, per attraversarlo. Allora, se noi facciamo questa cosa qui, vediamo che nel caso del piano parallelo, abbiamo che questa probabilità che ci serve per poi calcolarci il valore di cos theta primo 2, no? È dato da questa quantità qui, e il valore, quando io faccio l'integrale di questo valore qui, di questo integrale qui per calcolare la media, per ottenere il valore medio dell'angolo, io devo utilizzare, diciamo, degli angoli diversi rispetto al caso 1, al caso, diciamo, di Fermi, no? Qui avevamo la randomizzazione completa. Qui invece, siccome dobbiamo attraversare, vedete, dobbiamo attraversare in uscita il problema, non possiamo fare una cosa random dappertutto, dobbiamo fare praticamente da qua a qua. Quindi l'angolo diventa soltanto da questa parte. Siccome stiamo parlando di c'è una simmetria, diciamo, no, rispetto alla normale, al fronte dello shock, quindi possiamo dire da zero pi greco, no? Quindi questo ci comporta automaticamente anche da 0 pi greco mezzi, scusate, e questo ci comporta automaticamente anche che otteniamo da pi greco mezzi a pi greco, no? Mentre invece di qua si dice da 0 pi greco, che vuol dire in realtà, perché il problema è simmetrico, nel caso della nubecula di plasma, vi ricordate dalla figura di prima, il protone mi può uscire in tutte le direzioni. Quindi questo è già qui, come, diciamo, il fatto di avere un diverso intervallo di integrazione mi portava, nel caso precedente avevo visto davvero uguale a zero, in questo caso qui il valore medio
di cos theta primo 2, cioè l'angolo d'uscita nel sistema di riferimento dello shock, è 2 terzi. Quindi questo vuol dire che noi mettiamo cos theta primo 2, qui sarà uguale a 2 terzi. Quindi noi questo diligentemente lo facciamo da questa parte e otteniamo rispettivamente, diciamo nel caso dell'irregolarità magnetica che abbiamo già visto prima, questo valore qui, nel caso dello shock, dell'onda d'urto, diciamo, otteniamo questo valore qua. A questo punto abbiamo ancora cos theta 1. Allora, cos theta 1, vi ricordate, avevamo fatto quell'argomento per cui la probabilità, cioè la probabilità su cui mediare il valore dell'angolo era data dalla velocità di approccio della particella all'irregolarità magnetica, quindi abbiamo V piccolo meno V grande cos theta 1, no? E poi passando al limite relativistico ci dava questa quantità qui. E naturalmente anche lì potevamo fare anche lì avevamo tutto l'angolo a disposizione e quindi, diciamo, essendo simmetrico il problema rispetto alla direzione di entrata, qui sì, andiamo da 0 a pi greco. Qui invece abbiamo stessa identica cosa, però abbiamo da 0, cioè da pi greco mezzi a pi greco, perché naturalmente qui dobbiamo entrare, no? Dobbiamo entrare, quindi non abbiamo tutto, abbiamo soltanto praticamente da qui a qui. E quindi tanto vale fare, diciamo, da fare qui e poi in realtà il problema è simmetrico rispetto anche da questa parte, no? Questo siamo su theta 1. E qui anche, allora, vedete che se faccio la media, ottengo meno beta terzi, vi ricordate che avevamo prima, e qui invece abbiamo meno 2 terzi per la nuova situazione piano parallela. Allora, a questo punto, in queste due cose, in queste due espressioni qui in alto, sostituisco i valori relativi e voi ricordate la nostra vecchia conoscenza da prima, otteniamo questo, che vuol dire questo, riotteniamo quello che avevamo già visto prima, in modo più, diciamo, nello stesso modo essenzialmente, ma qui volevo mettervelo faccia a faccia, diciamo, i due metodi, no? E qui invece, sostituendo questo valore 2 terzi per cos theta 1 qui dentro, otteniamo questa roba qua. Quindi qui vedete che abbiamo finalmente il valore al primo ordine, cioè esiste un delta E su E, cioè un guadagno di energia, una variazione di energia che se troviamo a avere un segno più, quindi abbiamo un guadagno di energia che va con beta, quindi è lineare, diciamo non è quadratico, ma è lineare con la velocità, con la velocità del plasma, diciamo, relativamente allo shock. Questa velocità qui è dell'ordine di 10 alla 4 km al secondo, no? 10 alla 4 km al secondo. Allora, questa cosa qui, voi capite che non solo è beta, non è beta quadro, ma è anche il beta molto più grande, perché è dell'ordine di, diciamo, 10 alla 4 diviso 3 in 10 alla 5, no? Quindi un trentesimo, no? Un trentesimo rispetto di là avevamo 10 alla meno 4, no? Quindi c'è una bella differenza. Allora, questo qui, diciamo, ci piace, nel senso che ci fa tornare i conti, no? Adesso dobbiamo vedere però cosa questo ci porta, a cosa questo ci porta. Ecco. Cosa questo ci porta? Guardiamo questi, noi adesso vorremmo trovare, diciamo subito, vorremmo vedere innanzitutto dal punto di vista fisico, no? a quali ambienti noi potremmo in qualche modo collegare questo scenario. E poi vogliamo trovare lo spettro, che prima nel caso del Fermi 2 era fallito. Allora, in questo caso noi dobbiamo ricordare che la velocità dello shock dato la velocità di un pistone, la velocità dello shock dipende dalla velocità del pistone e dal rapporto, diciamo, dei coefficienti, diciamo, dei gas, no? I
coefficienti termodinamici dei gas, questi coefficienti gamma, no, che sapete sono il rapporto tra calore specifico, calore, tra i calori specifici, che quindi valgono 5 terzi per un gas monoatomico, no? E diciamo, se abbiamo gas con per esempio molecolare, quindi ci sono più gradi di libertà, eccetera, possono valere 7 terzi, questo quest'altro. Ma nel caso più semplice di un gas monoatomico, come è il caso di un plasma, no? In cui abbiamo tipicamente protoni ed elettroni, nuclei di elio, no? Quindi gas monoatomici, vale 5 terzi. Allora, per un gas ideale, no, la quantità R, il rapporto di compressione fra, diciamo, fra la parte a monte e a valle rispetto allo shock, ed è il rapporto di compressione, viene definito come rapporto fra le due densità, diciamo la densità a valle e la densità a monte, quindi la densità del gas che è passato attraverso, è stata già investita dallo shock, e la velocità e la densità del gas che non è ancora stato investito dallo shock, quindi è imperturbato nelle condizioni iniziali. Per la conservazione del flusso, naturalmente, ρ2 su ρ1 è uguale, deve essere uguale nel sistema di riferimento dello shock a U1 su U2, cioè le due velocità, no, del gas a monte e a valle, in maniera tale che diciamo, appunto, l'equazione di continuità, diciamo, sia conservata. No? E però queste U1 e U2 sono date da questo rapporto qui, gamma più 1 diviso gamma meno 1, per il motivo che vi ho appena detto, cioè che la velocità, diciamo, la velocità dello shock è proporzionale, cioè dipende dalla velocità del pistone, no? Quindi la velocità del pistone, e cioè U2, che diventa nel sistema di riferimento del laboratorio uguale a V, a Vp, no? Il pistone, no? E appunto la quantità R che, diciamo, tiene conto delle proprietà dei gas. Quindi, allora, alla fine, giocando con tutte queste formule, diciamo, si ottiene, scusate, l'espressione seguente, che delta E su E, passando a 4 terzi beta, faccio tutte le varie sostituzioni, diventa uguale esattamente alla velocità dello shock su C. Nel caso, dov'è che in astrofisica, diciamo, nella nostra galassia, nel mondo reale, si trovano situazioni di questo tipo? La natura ci ha dato queste cose bellissime, spettacolari, che si chiamano supernova, no? Che esplodono, sono stelle massicce di una massa iniziale, quando sono sulla sequenza principale, da 8 in su masse solari, quindi diciamo da circa una decina di masse solari in su, quindi molto più massicce del Sole, che sapete, a un certo punto della loro vita esplodono, perché i meccanismi termonucleari nel loro nucleo sono tali che, diciamo, per produrre elementi oltre il ferro gli serve dell'ulteriore energia. Quest'ulteriore energia, diciamo, devono prendere da fuori, no? E per far questo devono prendere dall'energia dal potenziale gravitazionale del nucleo stesso, della stella, il quale collassa, no? Però l'energia che viene fornita, metà dell'energia gravitazionale che viene liberata in questo modo, va in energia termica, che diventa estremamente elevata. Questa, diciamo, non riesce a essere smaltita dalla superficie della stella, no? La quale si deve gonfiare per riuscire a smaltire questo eccesso di calore che ha dentro, no? E naturalmente per far questo, però, l'eccesso di calore è così forte che per far questo la stella, gli strati esterni della stella si espandono a una velocità di, come è scritto qui, 10 anche alla 4, no? Anche più, diciamo, chilometri al secondo. E chiaramente la stella in questo caso non ce la fa poi a conservare la sua integrità strutturale, quindi la stella esplode, no? Gli strati esterni vengono eiettati, si dice, vengono sputati via,
a circa appunto 10 alla 4 km al secondo, quindi questa è diciamo, la velocità circa è la velocità del pistone, che quindi crea una velocità dello shock, che appunto modulo quantità dell'ordine 1, diciamo, è uguale, misura la velocità dello shock anche, no? E quindi in natura noi abbiamo un meccanismo di questo tipo. Nella nostra galassia noi abbiamo circa un paio di supernove al secolo, altre galassie ne hanno anche 10 all'anno, naturalmente, no? Sono diciamo, degli eventi estremamente violenti, no? Che liberano, tanto per darvi l'ordine di grandezza, visto che ne stiamo menzionando, 10 alla 54, 10 alla, 10, circa 10 alla 53 erg se ne vanno subito in neutrini, no? Perché diciamo, hanno a che fare con la trasformazione dei nuclei diciamo, del ferro nel core, nel nucleo della stella. Poi circa un centesimo di questo, cioè 10 alla 51, sono gli erg, diciamo, l'energia cinetica degli strati esterni della stella che vengono espulsi, e un 5-10% di questa energia cinetica va poi disponibile, si pensa, attraverso questo modello qui, questo meccanismo di Fermi 1, no, ad accelerare i raggi cosmici attraverso questo meccanismo che abbiamo appena visto, cioè le particelle si trovano ad essere investite e in qualche caso però riescono a uscire, adesso vedremo, e riescono poi a rientrare, poi a riuscire, a rientrare, a riuscire, facendo questo gioco virtuoso, riescono a guadagnare energia in maniera molto efficiente e adesso vedremo anche con lo spettro anche giusto, no? Quindi questo è, diciamo, per dirvi che in questo caso il conto richiede l'esistenza, per essere sensato, richiede che in natura esistano acceleratori di questo tipo e la natura ce li ha dati. Naturalmente se non ce li avesse dati, probabilmente girando la frittata potremmo dire che non avremmo probabilmente visto i raggi cosmici, quindi non ci saremmo posti il problema di cos'è che li accelera queste energie e quindi non ci sarebbe stato bisogno del meccanismo di Fermi, no? Comunque, va bene, la natura è sempre più ricca di quello che i nostri sogni alle volte suggeriscono, no? Come dice Shakespeare. Va bene, l'energia, lo spettro dell'energia del meccanismo di Fermi 1. Allora, qui nel disegnino abbiamo cerco di accelerare in maniera tale che per le 4 e mezza, diciamo 4:35, possiamo concludere perché poi qualcuno di voi diciamo, deve andare. Allora, cerchiamo di essere concentrati. Allora, qui ho diciamo, rimesso la figurina dello shock, no? Questa traccia diciamo, vorrebbe essere una particella che nel suo cammino più o meno casuale a un certo punto attraversa lo shock e va dall'altra parte. Quindi nel sistema di riferimento, diciamo, se noi ci sediamo a cavalcioni, a cavallo dello shock, vediamo la regione che deve essere ancora, quindi lo shock va a destra, in questo caso abbiamo una velocità delle particelle U1 che vanno verso lo shock, noi siamo seduti sullo shock, quindi è fermo in questo sistema di riferimento, e poi se ne allontanano a una velocità U2, no? Che è diciamo, più piccola diciamo, della velocità con cui ci è sbattuto la particella, cioè la ci è sbattuta contro. Adesso noi vogliamo calcolare esattamente come prima, trattandosi del fatto che siamo interessati a ottenere uno spettro, no? Vogliamo calcolare la probabilità che, insomma, vogliamo avere a che fare con tante particelle. Quindi, in particolare, vogliamo calcolare la probabilità che una particella incontri lo shock una, due, eccetera, eccetera, n volte, per vedere quindi cosa succede. Allora, innanzitutto dobbiamo darci una normalizzazione. Il flusso che viene perduto, diciamo, a valle, dello shock è dato dalla densità delle particelle, no?
è dato dalla velocità, vedete, U2 downstream, cioè, quindi la velocità downstream è definita in funzione di Vs su R, diciamo, in quantità espresse per laboratorio, no? Per la densità. Quindi questo qui è il flusso che io perdo verso sinistra, diciamo così. Quando, invece, a questo punto voglio calcolare il flusso di particelle che da destra mi vanno verso lo shock, lo attraversano e quindi vanno nella regione a valle, no? Allora qui c'è la stessa formulina che avevamo usato, diciamo, un'ora fa, circa, quando parlavamo del meccanismo del Fermi 2, no? Questa probabilità, questo flusso è dato, è una funzione della velocità della particella che approccia lo shock, no? E quindi in questo caso ho la velocità dello shock più, perché sono segni opposti, la velocità della particella per il coseno di zeta, no? Poi abbiamo naturalmente il d omega, che è uguale a sen zeta di zeta di phi, allora d phi mi va dal 2 pi greco, e sen zeta di zeta è un d cos zeta praticamente. Allora, una volta che io faccio integro questa cosa qui, cioè della velocità minima che posso avere affinché questo, diciamo, non possa valermi, no? Cioè il costetto minimo che io devo avere affinché la quantità fra parentesi non sia, cioè resti positiva, mi dà una condizione qui a 1, costetto uguale a 1. Io faccio questo integralino e ottengo questa quantità. Allora, la probabilità a questo punto di attraversare lo shock una volta sola e poi di essere persi a sinistra, cioè a valle, sarà data da, naturalmente, il rapporto tra questa quantità, il flusso perso, F loss, diciamo, diviso il flusso che attraversa lo shock, F cross. Quindi la probabilità di fuga è questa quantità qua. E noi la esprimiamo in termini del laboratorio, esattamente facendo il rapporto tra qui e qui. Però quello che a noi importa a questo punto è la probabilità che una particella ritorni allo shock, cioè dopo essere andata da qua a qua, per nel suo, diciamo, vagare casuale, diciamo, ritorni ad attraversare lo shock, no? Quindi, dopo che ha attraversato lo shock, torna from upstream to downstream. No? Dopo aver attraversato, quindi in questo caso la probabilità del ritorno sarà uguale a 1 meno la probabilità della fuga. Quindi questo è intuitivo, no? Naturalmente, se questo io me lo domando, qual è la probabilità che invece ci sia un ritorno m volte, no? Dopo fare questo attraversamento m volte, avrò chiaramente la probabilità composta, e quindi 1 meno la probabilità del ritorno alla m, cioè 1 meno la probabilità di fuga alla m. Però sappiamo che a ogni crossing, a ogni attraversamento, abbiamo una variazione positiva delta e su e, no? E quindi se la particella parte con energia E sub 0, dopo m attraversamenti dello shock avremo questa quantità qui, avremo 1 più delta e su e alla m, no? Quindi vedete che, diciamo, c'è un guadagno piuttosto veloce di energia. Allora, a questo punto domandiamoci qual è la forma dello spettro integrale. Bene, allora lo spettro integrale è il numero di particelle dato l'energia E, il numero di particelle con energia maggiore di E. Ma il numero di particelle con energia maggiore di E è, per quello che avevamo visto un attimo fa, scusate, ecco. Allora, voi vedete che M io lo posso esprimere, c'è una relazione che lega energia a M qui, no? Quindi,
Se io, quindi se il numero di particelle con energia maggiore di m, lo trovo da, esprimendo m in funzione dell'energia. No? Quindi, se io prendo il logaritmo, allora vedete che io ho m logaritmo di questa cosa qua. Allora, m, però m a sua volta, lo vedete che è uguale a questo, è uguale al logaritmo, c'è cioè un logaritmo, c'è cioè questa quantità qui, logaritmo di e su e 0 diviso logaritmo di 1 più delta e su e, che moltiplica, va bene, la base qua, c'è cioè una costante. Allora io posso dire a questo punto che il logaritmo del numero delle particelle con energia maggiore di e, cioè lo spettro integrale, no, si chiama, adesso noi facciamo delle trasformazioni, diciamo, trucchismo, diciamo, matematico bieco proprio, no? Però per far capire la fisica. Allora, noi possiamo scrivere tutta questa cosa qua, vedete che c'è, quello che importa è che c'è un logaritmo di m qui e c'è un logaritmo di energia qui. Quindi io definisco come gamma meno 1, definisco come gamma meno 1 questa quantità qui, la riporto qua, vedete, in maniera tale da avere un'identità, no? Poi, allora, a questo punto, dici, cosa ce ne facciamo? Bene, facciamo che, diciamo, sviluppiamo secondo Taylor questa quantità qua, e vediamo che, diciamo, data la probabilità di fuga, diciamo, diviso logaritmo, noi possiamo esprimere queste quantità qui, le possiamo esprimere come R più 2 diviso R meno 1, R essendo il rapporto tra, diciamo, le quantità gamma, le costanti gamma dei gas. Quindi gamma alla fine può essere espresso, e qui ho fatto il conto per Benino, vedete, vediamo se ho fatto qualche disastro, ecco, per Benino, qui nel fumetto rosso, no? E fa vedere come si ottiene che gamma diventa sia uguale a R più 2 diviso R più 1. Questo è lo spettro integrale. Naturalmente vuol dire che lo spettro differenziale sarà e alla meno gamma, no? Non e alla meno gamma più 1, no? Allora, questo gamma è lo spettro differenziale, cioè il numero di particelle per intervallo di energia, no? Allora interessa, a questo punto ci interessa, dobbiamo fare, diciamo, delle considerazioni. Le considerazioni sono che, innanzitutto, allora, abbiamo trovato un meccanismo molto efficiente perché va con il primo ordine, e questo qui ci rallegra. Poi troviamo una vera legge di potenza, non come prima avevamo trovato, diciamo, una legge di potenza che però in realtà variava in funzione del tempo e quindi imponeva diciamo, fine tuning fra sorgenti, insomma, per spiegare gli spettri osservati. Questo qui è una vera quantità costante, una quantità davvero costante che è, diciamo, un'ottima approssimazione esprimibile in funzione, diciamo, dei gas. Abbiamo già visto che nel caso di R, cioè di gamma 5 terzi, no? Cioè il gas perfetti, come ci si può immaginare nel caso di del gas ionizzato che circonda una supernova, R ha un valore di 4, che significa che gamma ha, quindi è una compressione molto forte, è il massimo del valore di una compressione che si può avere in situazioni non relativistiche, no? E quindi ottengo gamma uguale a 2, che è questa qua, no? Naturalmente. Quindi ottengo, insomma, in poche parole, uno spettro E alla meno 2. Questo E alla meno 2 è uno spettro molto bello, tra l'altro, insomma, viene chiamato talvolta indice di Fermi, ma insomma, questo qui, insomma, forme di omaggio, no? Nel caso vi capitasse di leggere e di leggere l'indice di Fermi, ecco, vuol dire E alla meno 2, no? Questo è, diciamo, lo spettro più piatto, cioè più meno ripido, che secondo questo meccanismo può essere prodotto. Cioè, spettri del tipo E alla meno 1, E alla meno 1.5, cioè, non possono venire prodotti secondo questo meccanismo.
Viceversa, possiamo ottenere spettri più ripidi, questo lo vedremo successivamente, partendo da uno spettro, da uno spettro di fermi, cioè particelle quindi accelerate, fresche, appena prodotte, diciamo, si trovano ad avere lo spettro E alla meno 2, diciamo. Poi invecchiando, cioè perdendo energia, no? Queste particelle cominceranno ad avere ad avere uno spettro più ripido, no? La popolazione di particelle comincia ad avere uno spettro più ripido perché le particelle più energetiche sono quelle che perdono energia più facilmente, quindi è proprio la parte ad alta energia dello spettro che, come dire, si impoverisce prima e quindi lo spettro diventerà più ripido. E quindi questo, detto in soldoni, così però probabilmente si può andare a vedere, questo qui lo si può vedere dall'equazione che avevamo prima, scusate, questa qua giù, questa, quindi qui, ecco, questa qua, che avevamo prima visto, se vi ricordate, la vedete, no, questa? Pronto? La vedete? Sì, la vediamo. Ecco, questa equazione qui di continuità che avevamo menzionato prima, no? Allora, voi vedete che se, per esempio, continuiamo a mantenere lo stato stazionario e continuiamo a mantenere questa, soltanto accettiamo che esista la diffusione, perché nella nostra galassia la diffusione esiste, i raggi cosmici vengono prodotti, diciamo, intorno alle supernove, nei resti di supernova, dove ci sono queste onde d'urto, ma sono oggetti puntiformi rispetto alla scala della galassia, no? E poi essi, naturalmente, questi raggi cosmici, che avrebbero una velocità, diciamo, prossima alla luce, però a livello di, diciamo, spostamento macroscopico, sono rallentati perché fanno il cammino dell'ubriaco, no, così detto, a causa delle irregolarità del campo magnetico. Quindi in realtà la velocità, diciamo, è molto rallentata ed è maggiore comunque per le particelle di energia maggiore. Allora si dimostra, poi lo vedremo o lo vedrete con il professor De Angelis, diciamo, quando questa parte qui non è uguale a zero, ma anzi questa quantità qui D, diciamo, va come E alla, tipicamente va alla 0,5, diciamo, viene trovato, allora si trova che lo spettro dei raggi cosmici ha non più l'indice di Fermi, E alla meno 2, ma ha E alla meno 2 meno ancora quella quantità, diciamo, quella quantità 0,5 che vi ho appena menzionato, diciamo, se fosse chiamata delta sarebbe gamma meno delta, quindi gamma è 2, delta è 0,5, quindi meno 2,5. Questo è praticamente il tipo di spiegazione che viene data per l'esistenza e proprio le caratteristiche quantitative dello spettro dei raggi cosmici. Ecco, io direi ci fermiamo qui, perché quindi se avete qualche domanda, e poi so che qualcuno deve andare via. Quindi, diciamo, riassumendo, abbiamo analizzato i meccanismi, diciamo, il meccanismo di Fermi di accelerazione dei raggi cosmici, che ha, diciamo, un meccanismo al secondo ordine, che è stato storicamente quello inventato da Fermi in persona, e che, diciamo, però non può essere il responsabile del primario dei raggi cosmici del loro spettro, perché è inefficiente e perché non produce lo spettro giusto. Il meccanismo del primo ordine, che è stato sviluppato successivamente a Fermi, ma con la stessa idea di partenza, semplicemente utilizzando una diversa geometria, che cioè quella piana parallela che
è un'ottima approssimazione rispetto alla scala del problema dei fronti d'urto delle supernove. Questa permette invece un meccanismo del primo ordine, diciamo in cui il beta è anche molto più grande perché si riferisce alla velocità dello shock intorno alle supernove, 10 alla 4 km al secondo, e non più al secondo ordine di un beta piccolo a sua volta, piccolissimo a sua volta, come quello delle irregolarità magnetiche, no? Da 10 alla meno 4. E ci dà lo spettro giusto, uno spettro che dipende, diciamo, unicamente, che dipende unicamente, è una legge di potenza in cui l'indice spettrale dipende unicamente dalle caratteristiche del gas, in questo caso, no? Del gas in cui la supernova, diciamo così, esplode, e quindi non ha assolutamente alcuna obiezione. Tra l'altro devo anche aggiungere che dalle osservazioni in banda gamma, no? Dei resti di supernova in questi ultimi anni, proprio attualmente anche si stanno osservando, proprio per capire se guardando in dettaglio, puntando ai resti delle supernove, si vede traccia di questa accelerazione fresca di particelle, quindi di particelle appena accelerate che non hanno fatto a tempo a perdere energia e quindi mostrano proprio lo spettro gamma alla meno 2, con l'indice spettrale gamma alla meno 2, no? Ed effettivamente questo è quello che si trova. Questa emissione gamma viene, diciamo, è un prodotto immediato, no? Dell'esistenza di particelle energetiche ultrarelativistiche distribuite come energia, con legge di potenza alla gamma uguale a 2, no? Quindi diciamo, che il meccanismo di Fermi funzioni e predica le osservazioni, adesso è proprio provato, diciamo, mediante queste ultime osservazioni in banda gamma estrema, diciamo, in banda TeV, no? 10 alla 12 elettronvolt, in cui si riescono a mappare le supernove e trovare gli indici spettrali proprio anche con risoluzione angolare spaziale, no? Ecco, quindi questo, adesso per le cose che verranno nei prossimi giorni, tra di noi, no? Cioè, avendo prodotto le particelle non termiche, vedremo cosa le particelle non termiche faranno una volta che le mettiamo, per esempio, nei campi magnetici. Allora sì, troveremo primariamente a opera degli elettroni la radiazione di sincrotrone, o quando sempre queste particelle non termiche vengono messe in un campo di radiazione, di luce, troveremo uno scattering Compton, oppure quando queste particelle si trovano a interagire, diciamo, a loro volta con un altro plasma, e allora avremo la radiazione cosiddetta di Bremsstrahlung, no? Che può essere termica o non termica, a seconda che le particelle con cui con cui gli elettroni non termici interagiscono sia a loro volta termica o non termica. Questo qui è per dirvi, diciamo così, dove andremo. Cioè, oggi abbiamo fatto l'accelerazione abbiamo creato, diciamo così, le popolazioni non termiche di particelle. In prossime due lezioni vedremo cosa farcene, ecco, dal punto di vista della radiazione che esse possono emettere. Finti ma non convinti. No, no, io queste cose qua le ho già viste anche nel corso di Giannini, comunque. Ah, vabbè. No, Ripetita no, boh. Juve. Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Voi le avevate già viste, Francesco, Miriam, Roberto? Io no. Quindi bene, insomma. Bene, va bene. Vabbè, insomma, comunque ognuno di voi avrà visto, non avrà visto, comunque poi tante volte ripensando a cose che abbiamo già visto, tante volte magari ci vengono dei pensieri un po' nuovi, un po' più, insomma, è sempre bene ritornare alle origini delle cose. Va bene, allora se non c'è nessuna, cioè vi siete tirati bene, vi siete andati bene, cioè dopo i problemi iniziali vi siete trovati bene dal punto di vista della trasmissione. Sì, no, tu vai tranquillo, insomma. Va bene. Va bene, allora se non ci sono altri problemi, se non ci sono domande o cosa, io vi saluto e ci vediamo martedì prossimo allora, alle 8:30 del mattino, va bene? Sì, aspetta. Va bene, ciao a tutti allora, arrivederci. Ciao.